benvenuti in un nuovo video. Allora, mi vedete su un vulcano, quindi dove sono? Islanda. Questo posto si chiama Kerid, molto bello, però nella zona, diciamo, centro-sud. In questo video invece non vi porto a fare il solito giro, anche se sto facendo una ring road, vi porto proprio perché è luglio ed è il momento, secondo me, migliore per visitare questa zona, quella dei fiordi occidentali. Quindi andiamo a fare un giro nei Western Fjords. Eccoci, non siamo ancora sui fiordi occidentali, ma ci stiamo arrivando, ci arriveremo stasera. Siamo al nostro settimo giorno di Ring Road e siamo arrivati a uno dei posti che adoro di più dell'Islanda. L'ho scoperto l'anno scorso sbagliando strada col navigatore. Praticamente è nei fiordi a nord di Akureyri, se svalichi, si arriva in un paesaggio del genere. Non c'è assolutamente nessuno. Tra l'altro questa strada è chiusa d'inverno, è impraticabile. Guardate sta valle, che roba che è. Raga, come si sta qua? Bene? Si vola? Allora, qui siamo in una pozza d'acqua calda nei Western Fjords, veramente bellissima, anche perché è proprio la vista sul promontorio, sul mare. È pieno di questi luoghi in Islanda. Per trovarli io cosa faccio? Vado proprio nei siti islandesi e cerco hot springs, andate su Google Translate, lo traducete in islandese, lo cercate in tutti i siti.is, spesso sono anche in inglese quei siti in realtà. Allora raga, una delle cose più belle qua dei fiordi occidentali è che veramente oltre ai paesaggi si possono trovare cose assurde. Quando andate a sud c'è il famosissimo relitto dell'aereo, qua invece c'è il relitto di un peschereggio, il BA64. Tra l'altro si può andare proprio dentro, venite con me. Allora raga, tra l'altro questo è il più vecchio relitto in Islanda. Allora, costruito nel 1912 e affondato nel 1981. Si vola non nel 1981, però ce l'ha già. Allora raga, qui io sto camminando praticamente in una spiaggia rossa. Adesso non ve ne rendete tanto conto perché c'è la bassa marea, siamo contro luce e quindi c'è quest'acqua che riflette tutto. Però i raga stanno sdronando e adesso vi faccio vedere com'è realmente dall'alto. Noi l'abbiamo vista sulla strada. È pazzesco, perché tra l'altro, cioè, uno tutto si aspetterebbe tranne che vedere una spiaggia rossa in Islanda, dove sono tutte nere e sono famosissime le spiagge nere di Islanda. E invece questa è rossa, sembra in qualche modo di essere, sapete dove, alle Canarie. Pazzesco, pazzesco. E comunque con tutto il resto, cioè, questi paesaggi, questi promontori, madonna. I fiordi occidentali sono un'area che si può visitare praticamente bene 2 mesi l'anno, allargando la stagione 3 mesi e mezzo, diciamo, da tecnicamente da fine maggio fino al 10-15 settembre. Però
Settembre, raga, se non si ha un mezzo 4x4 si rischia davvero di rimanere impantanati, quindi occhio. Noi siamo sempre con i van, con i raga, e quindi l'unico è appunto qua a luglio, come siamo adesso, per godere appieno di questi posti. Tra l'altro oggi fortunatissimi perché cielo azzurro. Boom, boom. Cioè a me comunque quello che mi dà l'Islanda, non lo so, senti proprio la natura, perché qua è prepotente la natura in tutte le sue sfaccettature. Scogliera che si chiama la Trabajarg, non so bene la pronuncia, però dovrebbe essere questa. Una scogliera fighissima dove praticamente qua si nascondono i puffin. L'ultima volta c'ero venuto a giugno, non ne avevamo visti tanti, ma c'erano. E siccome sono uccelli migratori, li abbiamo beccati a di Rolei, promontorio Sure in Isfiara. Non so se ci saranno qua, vediamo. Comunque, indipendentemente da questo, è un luogo che, come potete vedere, è veramente magnifico. Camminare qua strapiombo sul mare, non so che altezza siamo, ma davvero non è per chi soffre di vertigini. Detto questo, un'altra cosa interessantissima, vedete qua in fondo? Non si vede niente, giustamente, ma anche se sono dei binocoli non vedremo comunque nulla, perché tirando una bella linea da qua a là non c'è nulla fino alla Groenlandia. Allora, questi sono i fiordi occidentali, anzi una parte, perché in realtà quelli completi li vedete qua, quindi ve la faccio vedere qua. Allora, in questa zona non andremo, quello che si fa è tutta questa, noi abbiamo dormito qua a Reykjavík, poi abbiamo fatto tutto qua, questa è la spiaggia rossa, questi sono i puffin, il punto dei puffin, poi si sale. Qui ci sarà una cascata clamorosa, veramente clamorosa e pazzesca, una delle mie preferite, Dinyandi, non so come si chiama, si finirà qua e poi ovviamente si sviluppa qua e si torna giù. Si torna poi nella Ring Road e si torna verso Reykjavík. Amo questa zona. Allora, siamo arrivati, raga, in un posto che non conosciamo, perché questa parte di Western Fjords io non sono mai stato, quindi stiamo andando un po' in esplorazione. Abbiamo visto uscire del fumo dalla spiaggia, e questa è una spiaggia che fuma perché esce l'acqua dalle rocce bollenti, guardate anche là. E praticamente quando c'è Fabrizio, che è temerario, sta provando a fare il bagno, ogni 10 centimetri, 15, cambia la temperatura dell'acqua, passa dal caldo al freddo. È un luogo strano, strano, vabbè, ma i Western Fjords sono così. Com'è lì? È fredda. Esci fredda? Sì. Ma che bene, ma bravo! Ma complimenti! Sì.
Asgard degli dei, quello della terra come si chiamava? Midgard, e quella degli uomini, quella dei fiori, dei ghiacci. Comunque ragazzi, oggi ho trovato comunque allora tutto questo per dire che c'è un arcobaleno davanti alla chiesa, quindi potrebbero essere due le possibilità: o l'interpretazione vichinga che ci ha appena dato il buon Andrea, oppure il fatto che, guarda caso, anche a Reykjavik e anche a Seyðisfjörður, davanti a tante chiese ci sono delle vie con l'arcobaleno. Potrebbe essere anche un segno di apertura verso il mondo LGBT, di cui comunque le popolazioni del nord sono estremamente aperte, eccetera, di sicuro non come in Italia. Ecco, diciamo che in Italia, indipendentemente dalla motivazione, secondo me una strada arcobaleno davanti a una chiesa non la vedremo tanto presto, forse nemmeno mai. Allora raga, sono arrivato in quella che a mio avviso è in assoluto la cascata più bella d'Islanda. È l'unica tra l'altro che non si chiama Foss. Allora ve la sto tirando lunga perché è davanti ai miei occhi e mi sto veramente emozionando. L'ho conosciuta l'anno scorso in una giornata grigia di pioggia, oggi la giornata è splendida e vi presento Dimiandi. Eccolo. Allora, questa cascata vi spiego perché per me è la più bella. È potente, guardate quanta acqua scende, però nello stesso tempo è morbida, è elegante, ha classe in qualche modo, no? Mi ricordo che i ragazzi adesso stavano parlando perché facendo la ringrodi gli ho fatto vedere anche la cascata segreta, che diciamo che avendola conosciuta la cascata segreta dopo questa si combatteva un po' il podio delle cascate più belle d'Islanda, e questa Ring Road sarebbe stata per me proprio la valutazione finale della cascata più bella, e a vederla è senza ombra di dubbio questa, anche perché è un pelo più inaccessibile perché è proprio nei fiordi occidentali, si viene in questi 11-2 mesi l'anno. Poi guardate con sto cielo azzurro, wow. Allora, non ha il suffisso Foss per questa ragione, perché è fatta di tante piccole cascate. Per esempio la prima si chiama Bjarfoss, boh, non so, comunque questa. Poi c'è Undafoss, Risvadsfoss, quella. Ne mancano ancora tante, ora che si sale su. Raga, mi sento un bambino qua. Mi sento veramente un bambino. Poteva mancare un arcobaleno? Non c'è solo la cascata, perché la bellezza di questa cascata è che guardate cosa c'è dietro, cioè davanti, cioè, non sai dove guardare, non sai dove guardare. Io sono emozionato. Che dire, spero che si senta l'audio perché qua c'è abbastanza casino. Allora, questi fiordi occidentali, l'avete visti, sono pazzeschi, vi ripeto ancora una volta, non avventuratevi per queste strade da metà settembre fino a fine maggio, a meno che non abbiate un 4x4 veramente veramente attrezzato. Sono meravigliosi, sono splendidi, vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Bu
Buongiorno ragazzuoli, sono Church Therapy, sono qui con i regas del gruppo Si Prega. Si Prega! E ho portato i regas in giro per l'Islanda. E, sì. Sapete, no? Io ho quella cosa di fermarmi in mezzo alle chiese, perché devo guardare un po' figa, c'è tanta roba. E, siamo qui a Stikatsiborg e lì, come ben vedete, in fondo, là, proprio là, lì, là, giù, c'è la chiesa che sembra un po' una nave, a dire la verità, e si chiama Stikatsikirk. Allora, ragazzi, siamo qui in Islanda, che come ben sapete io è la 13ª volta che ci sono stato e la conosco abbastanza bene. Qua in Islanda le pecore, fin da piccole le madri insegnano agli agnellini a non attraversare la strada per evitare di essere uccise. Scusa, le pecore? Non tutte le pecore l'hanno ancora fatto. Ah sì, in Islanda dopo Ofne troviamo pochissime macchine, soprattutto nei guardi. Infatti guarda, non ci sono macchine. Non ci sono macchine. No, no, questo è un animale. Non girano. Proprio nessuno. Ragazzi, oggi non sapete, ma mentre... Ragazzi, allora, mentre giravo qua per i Westfjord ho trovato una laguna, una pozza d'acqua calda che va a finire nel mare. Nel tombino. Allora ragazzi, adesso c'è un N1, io vado a far spesa. Se qualcuno di voi vuole andare a prendere al Bim Budin qualcosa da bere, sai, volete divertirvi, fare serata. No. Ma ti serve aiuto con la spesa o c'è? No, ci penso da solo. Ragazzi, per il Bim Budin, calma, non spingete troppi, mi raccomando. Sono solo 25 euro a birra, dai. Allora regas, siamo qui sempre in Islanda, ora mando il gruppo dei ragazzi di Si Prega. Si Prega, Si Prega, Si Prega. Si Prega. E li mando a quel faro là, lo vedete lassù? Bene regas, sono le 17:20, un quarto d'ora, arrivate qua che io l'ho già visto altre 13 volte, certo. Sono a posto così, dai. Okay, dai. Ci vediamo tra 15 minuti, Okay, dai che abbiamo il check-in e la cena alle 8 che chiude il bonus, dai.